come sta Piero, forse i figli e tutto quanto, non ti vedono più, non vedono l'ora che uno se ne va, che indovina che ho pensato. Ho pensato, no? Che gli do un sacco di milioni, 3 miliardi e non gli do mai. E non gli do mai, invece gli do da niente, e ha lo stesso proverbio che sto a famo io. Vabbè, papà non c'è più, papà è morto. Ecco, papà sono 6 anni che c'è. Cioè, Cremorese non c'è sta più. Sta mamma, mamma. Ecco la mamma. Cara signora, sono venuto a vedere. Vado da tutti per vedere se stanno in cielo o se stanno in terra. Invece mi trattano tutti male. Mo l'altro giorno al bar di Pierino, ogni tanto faccio che mo vado da con Antonio a vedere se ancora cammina col bastone. Mi piace chi c'è sta sulla terra. Ti vado a trovare, mi trattano male, gli do di la signorina, come se io gli do dai miliardi, i milioni e ancora niente. Invece io vado ancora a trovarli per vedere se stanno bene. Che tutta gente che mi avete trattato bene, perché qui non c'è sta più sto caro, non mi ricordo mai più, non mi ha trattato bene come un figlio, veniva qua figlio di questo, figlio di quell'altro, questo portalo via. Ma la gente buona se muore prima. E l'erba cattiva se no. Ecco com'è. Adesso il figlio sta? Dove è? Io abito a Nettuno, che sta l'aria un po'. Un po' speciale, diciamo. E non abiti più qua. E allora come faccio io? Abbi cura di te, abbi cura di me. Io faccio abbi cura di te, abbi cura di me. Mi sono operato a spalla destra, no? Si vede il bosso? Sì. Si vede che la spalla destra che era più bronzata, ci hanno messo più cerotti, un neo è diventato un po'. Ma lo sapete che ha fatto? Un buco, ci avete presente il fondo di una bottiglia? Per levare quel neo un po', quel poro. Era un neo e è diventato un poro. Al sole mi ha scoppiato e si è gonfiato, ha fatto un po' di roba a modo suo, era sempre pieno d'acqua. Da un poro hanno fatto la carne, non so se ricresce, hanno levato più carne, mi ha detto che ci fa l'analisi, che io sto solo a pregare quando nasce. 25 nasce, no? Sto sempre a pregare che non sia. Che non sia, che sia. Come diceva mio zio Frascati? Dice, caro Giorgio, non da prendere la risposta al policlinico, se è negativo, stiamo a posto. Se è positivo, caro Giorgio, non sapete più. Era positivo. No, mi hanno levato come in fondo di una bottiglia un sacco di carne, dico, che dovete fare? Dico, quando si ricresce, che diventa una cicatrice, quella. Ci devo fare l'analisi, quella. Ma un poro, signora, lo sapete quanto è grosso? Era grosso come un fagiolo, come posso dire. Era grosso come un fagiolo. A un certo punto vanno a levare come in fondo di una bottiglia. Era nera come un dito, sono arrivati fino all'osso. Prima di iniziare, dice, stava a fare il disegno, sentivo che struciava a matita. Dico, ma ho il pennarello che è più leggero, ho una tinta col pennelletto. Se mi metti lo iodio, io sono dottore per me stesso, perché per gli altri non c'è tutto. Con lo iodio, con il pennelletto, che tinge lo yoga, ci
ci fai il rotondo, ci fai inquadrato, ci fai una freccia. Sì che no, un pizzico che non finiva mai con la matita, ci stava a fare il disegno. Ha fatto un disegno grande come il fondo di una bottiglia, ma non aveva un sacco di carne. Poi l'hanno ricucito, l'hanno messo i punti. Poi io sto in dubbio, ho guardato quello e quell'altro, il professore che si chiama Ama Dio di Marzo. E che ami Dio solo di Marzo? C'ho ancora la cartella clinica, no? A un certo punto dico, qui quando ricresce tutta questa carne levata? Ci devo fare l'analisi? Poi io sto a pregare quando nasce il Gesù bambino e ci devo fare l'analisi che non sia un malato, la vengono i punti e riesco a star bene. Quando dormo, sempre su questa parte qua, si appoggio qui, che è successo? Che è successo non te lo dice nessuno, perché quando uno sta da solo è magari. Che vita c'è. Poi vado a trovare gente che conosco e trattano tutti male. Indovinate che ho pensato, sembra che vada a chiedere le mosse. Zorro Vega aiutava i poveri, i deboli e dava ai ricchi. Come faceva? Levava i ricchi e dava ai poveri, Zorro Vega. E così sono io. Io li vado a trovare solo per vedere se stanno bene la gente. Ora voglio vedere la cecchina con l'Antonio che cammina col bastone, se ancora ci sta. Poi voglio vedere Nicola di quel padre che abitava su. Poi voglio vedere Enzo, figlio, se ancora. Un sacco di gente li conosco. E quel dottore che mi curava di sotto Savone, che fa pure l'ostetrico. Fa pure l'ostetrico. Una notte con mamma, un dolore di stomaco, dice andiamo da Savone. Non ci volevo andare, non dovevo fare la puntura, ma mica sono stupido, sono dottore. Ma sono fatta per forza, non avevo un dolore a passare. Un dolore a passare. Troppe cose ci sono. Oggi sono andato a trovare Bruno, l'altra volta che sono venuto mi hanno cacciato via tutti malamente. Oggi invece non parlo con nessuno, vedo solo a Sestattini e basta. Poi c'è stato uno che si chiama Franco Mazzoni, abita a discesa del ponte la Cecchina, via via con le natone. A un certo punto un amico qui che mi ha detto, dice, c'hai vene ingrossate, sta tutta la salute. Io dico, più fumi e più vene si ingrossa, perché è un grande fumatore. Più fumi e più vene sempre. Invece io, che sono un grande bevitore, sono diavolo di minaccia, sono sempre rosso come un peperoncino in faccia, ma riesco a superare. Svanisce continuamente. E non riesco a lasciarlo, è come la droga. Poi, mo vado pure da quello che venne in Bibbia, Martorelli, come si chiama?